chiesa di San Francesco di Paola in Piazza del Plebiscito a Napoli. La storia della città e del paese ha fatto tappa anche qui, perché qui il 24 febbraio 1848 il re delle due Sicilie, Ferdinando II, giurò sulla Costituzione che aveva appena concesso dopo la rivoluzione di Palermo e le proteste scoppiate anche all'ombra del Vesuvio. E fu festa per le strade. La Costituzione è una classica carta octroyée dell'Ottocento, cioè una carta che il sovrano concede per sua benevolenza. I principi sono quelli di un sistema bicamerale che dia un qualche spazio ai movimenti liberali che premono per essere rappresentati nel regno. All'articolo 30 era sancita la libertà di stampa e qui, presso la Società Napoletana di Storia Patria, sono custoditi alcuni giornali del tempo. Solo a Napoli fiorirono 140 testate, alcune satiriche, persino una destinata al pubblico femminile.